Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amo. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni divina volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con spiriti più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, aiutami a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretta la tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 4, capitoli 27, 28 e 29, 2, 8 e 10 novembre 1900. Questa mattina mi sentivo tutta oppressa ed afflitta con l'aggiunta che il benedetto Gesù non si faceva vedere, onde dopo molto aspettare è uscito da dentro il mio interno ed aprendomi il suo cuore mi metteva dentro, dicendomi: statti dentro di me, lì solo troverai la pace stabile e contento, perché dentro di me non penetra nulla di ciò che non appartiene alla pace e contentezza. E chi dimora in me non fa altro che nuotare nel pelago di tutti i contenti. Mentre poi, all'uscire fuori di me, ancorché l'anima non si brigasse di niente, solo a vedere le offese che mi fanno ed il modo come mi dispiacciono, già viene a partecipare alle afflizioni e ne resta perturbata. Perciò tu di tanto in tanto, dimenticati di tutto, entra dentro di me e vieni a gustare la mia pace e felicità. Poi esci fuori e fammi l'ufficio della mia riparatrice. Detto ciò, è scomparso. Continuando Gesù i suoi soliti indugi nel venire, io ne sentivo tutto il peso della sua privazione, quando tutto all'improvviso è venuto e senza sapere il perché mi ha rivolto questa interrogazione. Mi sapresti tu dire perché l'ubbidienza è tanto glorificata e ne riporta tanto onore da improntare nell'anima l'immagine divina?
Io tutta confusa non ho saputo che rispondere, ma il benedetto Gesù, con una luce intellettuale che mi mandava, mi ha risposto lui stesso. E siccome è per mezzo di luce, non di parole, non ho vocaboli come esprimerli. Ma l'ubbidienza vuole che mi provi se mi riesci a scriverlo. Credo che farò dei grossi spropositi, scriverò cose che non concorderanno insieme, ma metto tutta la mia fede nell'ubbidienza, specialmente perché sono cose che la riguardano direttamente, e incomincio a provarmi. Onde pareva che Gesù mi dicesse che l'ubbidienza è tanto glorificata perché ha virtù di svellere fin dalle radici le passioni umane, distrugge nell'anima tutto ciò che è terreno e materiale e con suo grande onore restituisce all'anima il suo primiero stato, cioè come fu creata da Dio nella giustizia originale, cioè prima di essere cacciata dall'Eden terrestre. Ed in questo sublime stato l'anima si sente tirata fortemente a tutto ciò che è bene, si sente connaturato con sé tutto ciò che è buono, santo e perfetto, con un orrore grandissimo anche all'ombra del male. Con questa natura felice ricevuta dall'espertissima mano dell'obbedienza, l'anima non prova più difficoltà ad eseguire i comandi ricevuti, molto più che chi comanda, sempre il buono deve comandare. Ed ecco come l'ubbidienza sa improntare bene l'immagine divina, non solo, ma cambia la natura umana nella divina, perché come Dio è buono, santo e perfettissimo, ed è portato tutto ciò che è buono ed odia sommamente il male, così l'ubbidienza ha virtù di divinizzare l'umana natura e di farle acquistare le proprietà divine. E quanto più l'anima si lascia maneggiare da questa espertissima mano, tanto più acquista di divino e distrugge l'essere proprio. Ed ecco, perciò è tanto glorificata ed onorata, tanto che io stesso, riprende a parlare Gesù, mi sottoposi a lei e ne restai onorato e glorificato e restituì per mezzo suo l'onore e la gloria a tutti i miei figli che per la disubbidienza l'avevano perduto. Questo su per giù ho saputo manifestare, il resto me lo sento nella mente, ma mi mancano le parole, perché è tanta l'altezza del concetto di questa virtù che il mio povero linguaggio umano non sa adattarsi a farne parola. Continuando a non venire, mi sentivo immersa nella più grande amarezza. L'anima mia ne restava straziata in mille modi, come un'ombra mi sentivo dappresso ed ho sentito la voce del mio adorabile Gesù, ma senza vederlo che mi ha detto. L'amore più perfetto sta nella vera fiducia che si deve avere verso l'oggetto amato. Ed ancorché si vedesse perduto l'oggetto che si ama, allora più che mai è tempo di dimostrare questa viva fiducia. Questo è il mezzo più facile per mettersi in possesso di ciò che ardentemente si ama. Detto ciò, è scomparsa l'ombra e la voce. Chi può dire la pena che sento per aver visto, per non aver visto l'amato mio bene? Allora, cominciamo un po' di meditazioni su questi brevi e intensi capitoletti dove c'è bellezza, diceva Sant'Agostino, tanto antica e sempre nuova. Il primo capitoletto ci dà un piccolo segreto di, diciamo, di vita interiore. Il paradiso sulla terra purtroppo non esiste, non può esistere. Quindi non si può stare in uno stato di perpetua contentezza, pace e felicità. Non è possibile. Altrimenti saremo veramente di nuovo già in paradiso. Però il Signore vuole, e come lo chiede a Luisa, lo chiede a chiunque abbia desiderio di ascoltare la sua voce e si metta in condizione di poter beneficiare di questo dono, che viviamo dei momenti, come dire, di oasi. E questi si trovano, dice Gesù, stando dentro di lui, dimorando in lui. Qui c'è l'eco evidentissimo di un termine tecnico usato da San Giovanni nel suo Vangelo, no? Chi dimora in me e io in lui porta molto frutto, no? Rimanete in me e io in voi. Quindi
C'è questa situazione del vivere dentro il cuore di Gesù e di Maria, no? Anche nella consacrazione Totus Tuus, il grado più alto della vita interiore nella Santa Schiavitù è vivere in Maria. Quindi entrare spiritualmente, questa è un'operazione che la comprende chi l'ha fatta qualche volta e l'ha vissuta in qualche modo. Perché quando si entra lì ci si dimentica veramente di tutto e di tutti, non esiste più niente, più nessuno, se non l'oggetto sommamente amato, che è anche la fonte di ogni gaudio perfetto, di ogni felicità perfetta, di ogni pace perfetta. Statti dentro di me, dice Gesù. Questa è un'operazione come tutte quelle che riguardano la vita di preghiera, la vita di santità e la vita in generale, la vita nella Divina Volontà in particolare, che dipendono come sempre in parte dal nostro impegno, dal nostro sforzo, in parte, almeno nelle loro forme ordinarie, dall'azione della grazia. La Chiesa ha sempre parlato e insegnato che nella vita ordinaria c'è una sinergia tra la grazia di Dio che precede, accompagna e compie tutte le operazioni soprannaturali e però la libertà dell'uomo che anzitutto accoglie l'invito a fare certe cose, poi si impegna e cerca di farle e poi ancora di perseverare in esse fino alla fine. Se manca uno di questi termini, ecco, le operazioni interiori e spirituali, le opere buone, le preghiere o questi tipi del tutto peculiari di operazione non si possono compiere. Io modestissimamente, umilmente, lo faccio per me, invito a fare anche il prossimo, quando qualche cosa non funziona, prima di andare a dire la grazia di Dio non mi concede questa cosa, che potrebbe anche essere, è sempre molto opportuno esaminare bene noi stessi, perché le cose non funzionano moltissimo spesso e mi tengo basso, insomma, perché dobbiamo sempre lasciare dei margini di dubbio perché non funzioniamo noi, non perché non funziona certamente la grazia di Dio o perché non vogliamo noi, perché quello che Dio vuole per noi e da noi ce l'ha ampiamente dimostrato. Quindi non possiamo dubitare che Dio voglia per noi il bene, il meglio. Quindi il problema è che è l'uomo che si pone in condizione con la sua umana volontà di non vivere, di non ricevere queste cose. E si autocondanna, come in tanti posti gli scritti ci insegnano, ad una vita da miserabile, da straccione, da pezzente. Tante volte sono chiamati cenci della volontà umana. Quando questo non c'è, ecco, Gesù dice, bene, ogni tanto, di tanto in tanto dimenticati di tutto, ma di tutto proprio. Entra dentro di me e vieni a gustare la mia pace e la mia felicità. Poi torna fuori, però, sembra anche qui un eco dell'esperienza degli apostoli nella trasfigurazione, no? Si sente San Pietro che dice facciamo tre tende e rimaniamo qui. E purtroppo sulla terra non si può fare questa operazione. Ci piacerebbe a tutti quanti, ma non si può, perché dobbiamo uscire e fare l'ufficio, Luisa della riparatrice, e dobbiamo farlo anche noi, l'ufficio dei riparatori dei cuori di Gesù e di Maria, dei consolatori dei cuori di Gesù e di Maria e anche dei diffusori del regno di Dio, del regno della Divina Volontà. Ecco, dobbiamo adempiere con perfezione i nostri doveri, santificarci, eccetera, no? Quindi, lasciando poi, ecco, che in paradiso queste piccole fughe d'amore, ecco, temporanee raggiungano, ecco, la stabilità e la perpetuità, ecco, intangibile, inviolabile, intoccabile, perché questa è la vita dei beati. Ecco, nel secondo capitoletto abbiamo un nuovo panegirico dell'ubbidienza.
Non si parla mai abbastanza di questa virtù, però il problema principale non è parlarne e viverla. Non vorrei anche nelle meditazioni, insomma, anche se io sono il primo, insomma, a dover fare sempre dei buoni esami di coscienza, ripetere sempre le stesse cose. L'ubbidienza va data anzitutto, l'ubbidienza va data a Dio. La disobbedienza di Adamo ed Eva fu una disobbedienza a Dio, non ad altri. E un ascolto della voce del diavolo. Quindi dietro questa virtù c'è sempre la voce di Dio che si deve ascoltare, o la voce del diavolo, la sua voce, come dire, indiretta, o la sua voce indifferita, ecco, perché il diavolo parla ordinariamente, come penso che tutti abbiamo capito, attraverso le manifestazioni della volontà umana, che ogni volta che la secondiamo, ecco, assecondiamo, come dire, i desideri, i progetti, ecco, gli stili, ecco, di colui che in primis si è ribellato alla divina volontà, dichiarandogli guerra e trascinando poi nella rovina l'intero genere umano. Ecco, l'ubbidienza poi, quindi l'ubbidienza, cioè nella nostra esistenza, è qui, è necessario continuare ad esortare, no? Quindi noi dobbiamo, dovremmo arrivare in un punto che in ogni momento ci dobbiamo chiedere: quello che sto facendo è volontà di Dio? Sto ubbidendo a Gesù, sto ubbidendo alla Divina Maria o sto ubbidendo ad altri? O sto vivendo di quello che mi pare a me. Si è sempre liberissimi di fare certe scelte, no? Quindi perché il rispetto che Dio ha per la umana libertà è sovrano. Però, ecco, quando si fanno queste cose occorre avere il coraggio di dirselo e a volte anche il coraggio di trarne le debite conseguenze, no? Noi sappiamo che il male deve essere sempre bandito e non è mai per in nessun modo, in nessun caso un bene, come dire, fare l'esperienza del male. Il male va fuggito e non è mai bene sperimentarlo. Tuttavia, delle volte la divina volontà permissiva, come emerge per esempio dall'episodio del figlio del prodigo, permette certamente che qualcuno si vada a fare male, allontanandosi bene dalla divina volontà e non brancolando, ecco, in quella tiepidezza o in quell'obbedienza forzata e triste di cui immagino il figlio maggiore della parabola, che anziché considerarsi un privilegiato a essere nella casa del padre e nella sua amicizia, ecco, si considera lo strego di un mezzo schiavo forzato. Quello pensava che in fondo il figlio minore se ne andava a divertire. E lui ha dovuto rimanere a casa a soffrire e a servire noiosamente, ecco, il padre. Questo è lo sfondo, no? E è evidente dal contesto del Vangelo che è molto meno peggio una persona che si è fatta male e poi per divina misericordia, ecco perché non bisogna, miracolosamente, insomma, è uscita fuori e trae esperienza da quello che ha fatto, piuttosto che chi, ecco, sta dentro in questo modo, un modo che chiunque legge quella parabola, insomma, prova fastidio, prova avversione, un modo meschino, piccino, insomma, di instaurare anche il rapporto con colui che è nostro padre, no? Quindi imparare a chiedersi in ogni istante a chi sto ubbidendo, se sto ubbidendo. Ecco, poi chiaramente questo mondo dell'obbedienza conosce delle dimensioni, delle espressioni, delle attuazioni e a volte delle finezze che anche qui dipende dall'interiorizzazione della persona interessata. Sono vari i gradi di ubbidienza oggi, figuriamoci, la stragrande maggioranza delle persone ne passa manco per l'anticamera del cervello, insomma, no? Dall'ubbidienza ai genitori,
quanto riguarda le persone soggette ancora all'autorità dei genitori, l'ubbidienza agli insegnanti, ai professori, ai maestri, ai datori di lavoro. Evidentemente tutte quante queste obbedienze sono, come dire, vincolate, limitate agli ambiti di competenza dei diretti interessati, no? Cioè, io al professore li obbedisco quando sto in classe, nelle cose che mi dice, non è che se lo incontro per strada sono soggetto alla sua obbedienza, ma limitatamente a quella situazione sì. C'è l'ubbidienza anche alle leggi giuste dello Stato, c'è l'ubbidienza ai governanti, ecco. Con le eccezioni ovviamente abbiamo sentito dire qui, no? Da Gesù, molto più è chi comanda sempre il buono deve comandare. Quindi questo è il buono, attenzione, oggettivo, non il buono soggettivo, non quello che io ritengo buono. Cioè che nel comando non ci si distacchi dalla giustizia. Quindi dalla legge di Dio, no? Perché in quel caso il comando sarebbe del tutto vanificato. Però l'ubbidienza delle spose agli sposi è biblicamente fondata, l'ubbidienza dei parrocchiani al parroco, l'ubbidienza dei sacerdoti al vescovo e al romano pontefice, l'ubbidienza dei religiosi ai propri superiori, la loro soggezione alla regola. E quella forma particolare di ubbidienza, come dire, opzionale, perché queste non sono opzionali, queste sono situazioni di vita, cioè che a livello oggettivo le persone vivono, d'accordo? E poi ci sono delle obbedienze, come dire, volontarie, cioè proprio di chi sceglie, ecco, liberamente in certe situazioni, ecco, di porsi sotto ubbidienza. E anche qui poi spetta sempre alla singola anima decidere come, quanto, cosa, eccetera, no? Io ricordo sempre, e lo ricordo, insomma, si legge nella Beata Vergine Maria nel Regno della Divina Volontà, ecco, la perfettissima, la Divina Maria aveva tanto capito bene questa virtù, ecco, che chi ha meditato quel libretto ricorderà che chiedeva le obbedienze a San Giuseppe per le cose necessarie, quindi cioè, come rafforzamento, diciamo così, dell'adempimento dei doveri che una donna di casa deve svolgere, no? Tipo spazzare per terra, anche non ricordo molto molto bene. Si vedono alcune di queste cose anche nell'altra, in uno dei grandi capolavori, ecco, della spiritualità mariana, che è la mistica città di Dio di Maria da Greta. Si vedono delle cose anche lì veramente impressionanti, no? Perché è così importante l'ubbidienza? Perché l'ubbidienza è la negazione della propria volontà, appunto. E se uno capisce bene, ecco, gli scritti di Luisa, ma la rivelazione del Nuovo Testamento è la stessa cosa, perché insomma di Gesù, nel secondo capitolo della lettera ai Filippesi, dice, fatto uomo, prese la condizione di schiavo, facendosi non di servo, schiavo, facendosi obbediente fino alla morte di croce, no? Pensate alle anime che fanno la consacrazione Totus Tuus, che abbracciano lo stato di schiavo di amore di Maria e non ubbidiscono a nessun altro che non a se stessi e alle cose che gli girano per la testa, no? Quindi che consacrazioni sono queste qui, no? L'ubbidienza, dice lui, si divinizza, l'umana natura le fa acquistare le proprietà divine, perché portandoci fuori contro noi stessi, quindi facendo morire quella parte di noi stessi che vuole comandare, vuole autogovernarsi, vuole fare di testa propria, ci attrae nel mondo di Dio. Ma Dio è buono, santo e perfettissimo. E quindi se tu diventi obbediente a Dio, che è sempre il fine ultimo dell'obbedienza, diventerà inevitabilmente buono, santo e perfettissimo, cioè diventerà divino. E l'ubbidienza svelle dall'anima tutto ciò che è terreno e materiale, tutte le passioni umane, no? Io ho scritto un ebook, ho fatto degli articoli sui vizi capitali, no?
dove le chiamavo sono male piante che hanno male radici dentro la nostra anima, cioè svellerle del tutto. Immaginiamo, per esempio, la superbia, un'operazione titanica, cioè tu puoi dargli dei colpi, puoi dargli delle accettate, puoi anche tagliare il tronco, se sei molto santo, però le radici rimangono, devi stare attento che da un momento all'altro ricominciano a sorgere i polloni, no? E se non badi, ti ritrovi ad essere diventato un'altra volta un superbo di prima categoria senza che manco te ne sia accorto. Abbiamo questa croce, purtroppo, no? E ricordiamo sempre che l'ubbidienza è l'unica virtù, l'unica, che il demonio non sa simulare, perché a questo non ci arriva. Questa è la dottrina di tutti i maestri di spirito. Ecco, per cui se uno vuole stare al riparo da lui, procuri di diventare obbediente. Io mi rendo perfettamente conto, viviamo in un contesto, figuriamoci, no, dove... Immaginate anche per le persone sposate in chiesa, cioè, che è l'esempio emblematico, no? Dire ad una donna oggi: guarda che dovresti ubbidire a tuo marito, ecco, se sei rivolta. Si prende atto, insomma, di questa. Si vede anche come sono cambiati i rapporti tra i figli e i genitori, insomma, no? Proprio lo smarrimento di ogni senso di questo tipo di virtù. Questo dipende dalla corruzione del nostro mondo, insomma, no? Corruzione del nostro mondo che non altera però gli equilibri soprannaturali, perché se questo è necessario per divinizzarsi, lo era e lo è. E quindi anche se oggi è demodé o addirittura, ecco, ciò che è virtù viene presentato come stupidità o come difetto addirittura. Anche qui, liberi di scegliere, se vogliamo, secondare, insomma, queste moderne tendenze descritte come conquiste della civiltà, o se vogliamo prendere per buono, insomma, questo che Gesù ci dice e che ha radici profondissime, questo sì, in tutta la Sacra Scrittura e la Rivelazione, no? Padronissimi di non credere alla rivelazione, chi non volesse farlo, no? Perché, però sappiamo che ci si creda o non ci si creda, la rivelazione è vera. Ecco. E a questo proposito Gesù, concludiamo, brevissimo, ultimo capitoletto, che porta come titolo Gesù Cristo, le insegna dove sta il vero amore. Il vero amore sta a questo. Sta in questo, che se anche si vede perduto l'oggetto amato, bisogna avere fiducia in lui. E attraverso questo si ritorna in possesso di ciò che ardentemente si ama. Qui è chiaro che Gesù fa riferimento, per quanto riguarda Luisa, che comincia sempre i suoi capitoletti con continuando a non venire, mi sentivo immerso nella grande amarezza. Spiega come deve comportarsi un'anima quando non avverte la presenza dell'oggetto amato. E deve avere questo abbandono fiduciale, la vera fiducia. Cioè, non lo sento, ma lui c'è. Non lo sento, ma tornerà. Non lo sento, ma si farà sentire. Ricordiamo sempre una cosa, che quando non lo sentiamo mai, proprio mai, 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 è possibile, uso sempre dei termini abbastanza moderati, ecco, che stiamo proprio sintonizzati su frequenze del tutto sballate, anche se non ci sembra, anche se siamo in buona fede. E tante volte ho fatto qualche esempio di andare a notare quali sono le frequenze sballate, ricordando una per tutti, ecco, che Gesù e la Madonna è la stessa cosa, non tollerano, tra virgolette, rivali per
per quanto riguarda il primo posto. La vita, il centro della nostra vita affettiva devono essere loro, altrimenti mai avvertiremo la loro presenza. Perché se c'è qualcun altro che ne occupa il posto, la posizione, noi la presenza di Gesù e di Maria non la sentiremo. Non perché non vogliono darcela, ma perché da noi stessi stiamo scegliendo altro. E se tu anteponi la creatura al creatore, il creatore rispetta la tua libera scelta, ma non ci viene. E non perché ti sta facendo fare una lontananza di crescita, ecco, per vedere la tua fiducia, il tuo desiderio, ma perché tu non hai la disposizione ad accoglierlo. Questo è un principio solidissimo nella vita interiore, insegnato da tutti i maestri di spirito. E anche su questo, tutti dobbiamo bene esaminarci, perché una vita di intima comunione con Gesù, proiettata, indirizzata sui binari della Divina Volontà, comincia solo a questa condizione, che Lui sia non a chiacchiere e a parole realmente il numero uno, in adempimento del primo comandamento. Allora tutto comincia a ben funzionare. Santa Vergine Maria, insegnaci ecco, il segreto anzitutto della potenza della santa obbedienza e se fosse possibile aiutaci a viverla nella maniera più possibile vicina a come l'hai vissuta tu. Aiuta i tuoi figli devoti ecco, a mettersi in condizione, imparare ad entrare dentro di te, a vivere in te e a vivere in Gesù, a fare queste entrate per trovare la forza, la grazia, la pace e la felicità necessaria per poi adempiere bene in tutti i divini voleri nella nostra vita terrena. E aiutaci anche a comprendere bene il primato che a te e a Gesù deve essere dato per poter gustare la vostra dolce presenza consolante e confortante, che è appunto riservata a chi non cerca la vita, la consolazione, la gioia, la gratificazione nelle creature, ma investe solo sul Creatore. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti. Ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.